Dalla censura condita anche da polemiche politiche alla pace fatta tra Nanà e il sindaco di Sciacca Fabio Termine, che nella scorsa primavera non aveva gradito un video dell'artista saccense. Vicenda che aveva generato un putiferio con gli immancabili commenti social a favore dell'uno o dell'altro, ma che alla vigilia della nuova edizione del Carnevale sembra definitivamente superata. È stata accolta infatti la disponibilità dell'artista saccense ad esibirsi gratuitamente in piazza Angelo Scandaliato. Lo spettacolo di Nanà si svolgerà venerdì 9 febbraio e sarà l'occasione per far vivere la festa nel centro storico della città di Sciacca, dove sempre il 9 febbraio si svolgerà lo spettacolo itinerante di Daniele Marranca dal titolo Arrivao Peppinnappa, Lupurtaro Linanni. L'amministrazione comunale si occuperà dell'allestimento del palco e di tutti gli altri adempimenti necessari all'esibizione di Nanà, che non riceverà alcun compenso per lo spettacolo che proporrà. Porrà i migliori inni del Carnevale di Sciacca e che sicuramente trascinerà e divertirà il pubblico alla vigilia del primo giorno di sfilate dei gruppi e dei carri alla Perriera. Nanà intanto non rinuncia alla satira politica e sul web già spopola il nuovo video dedicato al sindaco Fabio Termine e alle vicende politiche legate alla nomina del nuovo assessore. E così, dopo Fabiù ci sei, arriva Fabiù sveglia ed è il caso di incassare e sorridere perché Carnevale da tradizione è il momento della massima espressione della satira politica. Fabio, sveglia, Fabio, sveglia, sveglia che i cani già ne stanno rosicando, smuoviti sto culo senza